Elon Musk e Tesla, i nuovi market mover. Dopo tutto ciò che è successo con il Bitcoin, il Dogecoin e Signal, abbiamo la conferma del fatto che oggi sia Elon Musk a dettare le tendenze del mondo social e non solo, anche sui mercati finanziari. Parliamo dei tre rally che ha causato il fondatore di Tesla con un solo tweet. Rally numero 1, il Bitcoin. Tesla ha annunciato di aver acquistato la criptovaluta per un valore di 1,5 miliardi con lo scopo di diversificare e massimizzare i rendimenti sulla propria liquidità. E non solo, l'azienda ha anche detto che inizierà ad accettare pagamenti in Bitcoin in cambio dei suoi prodotti, inizialmente su base limitata. Ciò rende Tesla la prima grande casa automobilistica ad accettare pagamenti in Bitcoin. Dopo che Musk ha dato il via all'ultimo rally, gli acquisti hanno portato le quotazioni a toccare un nuovo picco attorno a 48.000 dollari con un incremento dell'11% in una sola giornata. Rally numero 2, il Dogecoin, una moneta digitale nata per gioco e che ha nel logo l'immagine del cane Shiba Inu, un meme di internet. Il valore di mercato ha raggiunto ormai quasi 10 miliardi di dollari. In una serie di tweet su Doge, Musk ha messo in fibrillazione l'universo delle criptovalute con la quotazione del Dogecoin schizzata in alto fino a 70%. La community di investitori retail guarda con attenzione alle mosse sul web dell'imprenditore sudafricano che si è dato ai meme, definendo il Dogecoin come la criptovaluta del popolo. La criptomoneta parodia sta compiendo una scalata che nell'ultimo mese l'ha vista salire da 6 millesimi di dollaro agli attuali 7-8 centesimi. Il gruppo Reddit chiamato Satoshi Street Bets, simile al gruppo Wall Street Bets che ha causato lo short squeeze su GameStop, mira di portare il prezzo di Dogecoin ad un dollaro. Questo ovviamente sarebbe un traguardo importante. Rally numero 3. Signal Advance. In realtà questo era un rally involontario per una confusione di nomi. Dopo un tweet di Elon Musk, i trader hanno scambiato le azioni Signal Advance a società biotecnologica per il titolo dell'app di messaggistica Signal, competitor diretto a WhatsApp, generando un rally incredibile. Il 6 gennaio le azioni di Signal Advance hanno chiuso a 60 centesimi per azione con un rialzo del 440%, un solido guadagno per la società biotecnologica con sede a Rosh Sharon in Texas. Il giorno dopo le azioni della società sono aumentate ancora del 527% a $3,76 per azione. Ultimo, quarto, che non possiamo chiamare decisamente rally, ultimo ma non ultimo per importanza è la spinta che ha ricevuto il nuovo social Clubhouse, attualmente società privata. Qualche giorno fa il fondatore di Tesla è sbarcato sul nuovo social, ospite della stanza organizzata dal venture capitalist Mark Anderson. Il primo vero grande evento di Clubhouse con risonanza globale e che ha rischiato di mandare in tilt i server del social. Valutata 100 milioni di dollari già quando aveva soltanto 1500 utenti, secondo alcune statistiche avrebbe raggiunto i 2 milioni di utenti, portando la valutazione ad 1 miliardo di dollari. Forse Clubhouse sarà il prossimo unicorn della Silicon Valley.